Ciao, sono Simone, bentornato sul mio canale YouTube dedicato a chi vuole imparare a comunicare in maniera strategica, gestire le obiezioni e portare dalla sua le conversazioni. Oggi vediamo in che modo rispondere ad una delle obiezioni più frequenti che vengono poste durante le trattative, ovvero il fatidico "ci devo pensare". Esistono molti modi per gestire il "ci devo pensare", alcuni più corretti, altri meno, alcuni un po' da sbruffone e altri invece molto tecnici. Io propendo per i secondi. Se mi segui da un po', alcuni li avrai già sentiti, ad esempio nei miei webinar in cui utilizzo retracing e surfacing. Oggi te ne dico altri due che credo tu non abbia ancora sentito da nessuno, perlomeno in Italia. Allora, facciamo una piccolissima introduzione. Perché il tuo prospect ti dice "ci devo pensare"? Tu hai fatto la tua presentazione del prodotto, hai fatto il pitch. Il pitch è il momento in cui dici "allora, sei a bordo? Andiamo? Partiamo? È il momento giusto? Let's go!" Ok? Quindi è il momento in cui ti esponi e sei pronto a prenderti lo schiaffo del "no, non ci sto". E da lì comincia la parte di trattativa nella vendita. Supponiamo che tu abbia fatto tutto questo e la controparte, per tutta risposta, ti dice "ci devo pensare". Che cosa c'è dietro? C'è sicuramente un tuo errore, uno o più tuoi errori. Quali sono gli errori che puoi aver commesso? Uno, non hai affatto un adeguato frame control iniziale, che è quello che ti spiegherò come primo metodo. Due, non hai fatto fare un viaggio emotivo sufficientemente doloroso alla tua controparte. Di che cosa ti parlo? Ci ho anche girato dei video, li trovi nel canale, se no ti metto il link qui. Ti parlo di questo. Le persone acquistano o chiudono un deal quando il valore percepito è uguale al valore, uguale o superiore al valore che tu stai proponendo. Se tu non l'hai scavato nei suoi pain point, non l'hai portato all'inferno, non gli hai fatto dire quanto sta male, quanto è brutta la sua situazione, quanto soffre, quanto poco riesce a raggiungere i suoi obiettivi, e non l'hai fatto immergere anche nello scenario paradisiaco, lo scenario oltre il problema, quello in cui tutto funziona, in cui riesce ad avere successo e ha tutto quello che vuole, e non gli hai fatto capire che il tuo prodotto è il bridge fra i due, ti troverai un "ci devo pensare". In realtà "ci devo pensare" è, secondo me, sia un po' caro, è un no mascherato. Quindi devi avere la faccia tosta, in un certo senso, di essere schietto e diretto. Allora, il primo metodo che ti propongo, come accennavo prima, è quello del frame control. Quindi all'inizio della trattativa tu puoi controllare e impostare un frame dettando le regole di ingaggio della vostra Zoom call, della vostra trattativa. E suona più o meno così. "Caro signor prospect, al termine di questa nostra consulenza io le proporrò la soluzione migliore per i problemi che lei avrà evidenziato e sono certo che sia la soluzione ideale per portarla dove lei desidera. Al termine di questa nostra consulenza lei potrà darmi tre risposte. Potrà dirmi "sì, sì Simo, lo vedo, ci sto, è esattamente quello che voglio, sono a bordo, partiamo". E ovviamente sarò lieto di accogliere questa sua risposta. Potrà dirmi "no" e va altrettanto bene. Potrà motivarmi il motivo per cui non è disponibile, non le va, o il mio prodotto, il mio servizio non è quello che fa per lei, e io lo accetterò con un sorriso, è liberissimo di dirmi di no. Potrebbe volermi dire "ci penso". Allora, siccome il "ci penso" non è nient'altro che un no mascherato, perché magari vorrebbe essere gentile con me, non farmi soffrire, non darmi lo schiaffo morale di un no, io le dico serenamente che preferisco il no, perché sono abituato a prenderlo e perché lei avrà le sue giuste motivazioni che mi saprà mostrare, per cui dice no. Quindi siamo d'accordo? Procediamo così? O sì o no? E "ci devo pensare" lo lasciamo da parte? Siamo grandi adulti? Ecco, se tu imposti bene questo frame fin da subito, è molto, molto facile che alla fine della vostra conversazione lui non ti dica "ci devo pensare". Oppure, siccome avete stabilito un accordo preventivo, vi siete stretti la mano, c'è un accordo, tu puoi puntare a farlo rispettare. E quindi se lui ti dovesse dire "non lo so, ci devo pensare", tu potresti dire "si ricorda all'inizio ci siamo stretti la mano e abbiamo stabilito che era o sì o no. Non ci devo pensare, quindi il suo è un sì o è un no?" E più no. Fantastico. Allora, visto che il problema è questo, la soluzione è questa, il no da che cosa è dato, li puoi scavare, puoi aprire il pacchetto dell'obiezione, tanto sotto ci sarà 9 su 10 il prezzo, che ripeto, per lui è troppo alto rispetto a quello, al valore che percepisce. Supponiamo che tu non abbia fatto questo frame control iniziale.
Supponiamo che tu non abbia fatto percepire esattamente il valore della tua soluzione, oppure che ti trovi a fare un pitch in un momento inaspettato. Sei in treno, di fianco a te in aereo, di fianco a te c'è qualcuno, parlate, racconti quello che fai e gli sganci il pitch. Tanto se sei commerciale lo sei dentro. Come fai? Te lo dico subito. Prima ti ricordo che qua sotto trovi il link per scaricare il mio PDF, codice Occam, 8 mosse infallibili per vincere ogni trattativa, e puoi anche scaricarti le mie lezioni gratuite. Clicca sul link, se ti dice che sono ancora gratuite potrai scaricarle, diversamente hanno un valore di 600 euro. Non so quando guarderai questo video, potrebbero essere ancora disponibili o no. Clicca il link e lo scopri. Dicevo, che cosa puoi fare? E dimmi se lo fai, dimmi se questo è già il modo in cui la gestisci. Se lo fai in un altro modo, fammi sapere qual è il tuo modo. Puoi dire questo. Allora, cosa dici? Partiamo, andiamo, viene bordo, è il momento giusto? Ci devo pensare. Ok, Mr. Prospect, sii schietto, non aver paura. Tanto devi scavare, questo è lo schizzo di inchiostro della seppia, devi andare oltre. Ok, Mr. Prospect, mi stai dicendo che ci devi pensare. Molto probabilmente il tuo è un no, solo che hai paura di dirmelo perché hai paura che io ci rimanga male, vero? Beh sì, in effetti è più no che sì. Fantastico. Allora, visto che siamo persone grandi, non ci spaventiamo per un no. Tu mi hai detto di avere questo problema. Mi hai detto che non riesci a fare questo e quest'altro. Mi hai detto che nella vita non stai ottenendo quello che vuoi, non ottieni abbastanza lead, non chiudi abbastanza contratti, quello che è. Io ti ho fatto vedere che il mio prodotto, il mio servizio è esattamente ciò che ti serve se vuoi ottenere questi risultati. Quindi non devi pensare né ad avere problemi né al fatto che la mia sia la soluzione migliore. Si tratta del prezzo? Pensi che sia troppo caro? Se lo dilazionassimo in rate andrebbe meglio? Tanto è lì che vuole arrivare lui. Vuole o ottenere lo sconto, se puoi farglielo, oppure dilazionarlo. Quindi tanto vale che non ti fai portare all'amo, non segui le bricioline di pane che lui ha mandato, ma mantieni sempre tu il frame control della conversazione. Quindi, molto semplice, lo fai già, e questo modo in cui gestisci non ci devi pensare? Oppure sei come quelli che dicono a che cosa devi pensare esattamente? Se è così, scrivimi qualcos'altro nei messaggi, perché questo è un modo veramente antiquato di gestire l'obiezione. Tanto ti dicono a che cosa devo pensare? Al fatto che non so se comprare o no. Che cosa hai guadagnato? Che sei esattamente un passo indietro, sei esattamente come prima. Allora, registrati qui sotto, scarica le video lezioni gratuite se sono ancora disponibili, scarica il mio PDF, trovi anche il link per partecipare ai miei webinar gratuiti che tengo quasi settimanalmente. Per questo video è tutto, se ci sono gli argomenti sui quali vuoi che io parli, fammelo sapere nei commenti, io faccio il possibile per soddisfare le vostre richieste. Ti saluto, ti do appuntamento al prossimo video e come sempre ti ricordo, se senti un rumore di zoccoli, pensa a cavalli, non a zebre.